Sapere o saper fare? Questo è un grande dilemma ancora oggi presente anche nella scuola. Io insegno ormai da molti anni in un liceo classico e sicuramente sapere greco, latino, filosofia, matematica, storia, geografia, ogni materia è fondamentale. Su questo non c'è ombra di dubbio, basta chiedere ai miei studenti quando devono fare le interrogazioni e ovviamente gli insegnanti vogliono vedere se tu sai le cose. Ma oggi vorrei trattare l'argomento del saper fare. Saper fare è fondamentale, anzi molto spesso saper fare corrisponde al sapere. Se voi ci pensate bene, tutte le grandi conquiste che l'uomo ha compiuto sulla Terra nascono non solo da un sapere, ma da un sapere fare. In questo senso ha ragione chi ha detto che l'uomo è homo faber, questa capacità di creare, di produrre. In fin dei conti, scusate, poi ve lo ricordate, io insegno religione, l'uomo si è stato creato a immagine di Dio e Dio è il creatore, beh, anche l'uomo sarà in qualche misura creatore. Certo, creatore in seconda battuta, non ci sono ombre di dubbio, nel senso che l'uomo produce sempre delle cose molto interessanti, nelle quali però il bene e il male è sempre mescolato. Vorrei sottolineare solo un aspetto. Come avete visto sul mio canale ci sono ormai molti video e sicuramente molti altri ci saranno sul tema del saper fare le cose. In questo caso, come avete visto, sorrido un po', saper fare il pane, per esempio, saper fare i dolci. Questa è una delle tante capacità che l'essere umano può imparare. E se ci pensate bene, noi molto spesso acquistiamo, compriamo cose che noi non sappiamo più fare. Cosa potrebbe accadere se imparassimo a fare le cose, a saper fare le cose per conto nostro? Se riuscissimo davvero ad entrare in un circolo virtuoso per cui possiamo sapere fare le cose e autoproducendole potessimo bastare a noi stessi. Non sto dicendo che noi possiamo diventare autonomi a tal punto da fare senza gli altri, e anche perché quello che impariamo a fare è qualcuno che ce lo ha insegnato. Su questo credo che sia abbastanza evidente. Ma questa autoproduzione di cui noi ormai siamo scarni è qualcosa che ci è stato derubato in questi anni. Se voi ci pensate, se avete un po' di memoria, se siete adulti, beh, sicuramente vi ricordate che la maggior parte delle cose si facevano in casa. I vestiti, il pane, il mangiare, l'orto, si sapeva fare il formaggio, si usavano rimedi naturali di ogni genere per curare tutte le cose. E non sto dicendo che dobbiamo ritornare a vivere come vivevamo 50-100 anni fa, assolutamente. Ci sono delle conquiste tecnologiche delle quali dobbiamo fare assolutamente tesoro. Sto però dicendo un'altra cosa che è fondamentale, reimparare a saper fare le cose. Ho già trattato un video, ma mi è capitato recentemente di finire di leggere un libro di un filosofo americano, Richard Sennett, che ovviamente ha corroborato ancora di più, ha avvallato ancora di più questa intuizione. Il libro è L'uomo artigiano, che ripercorre la storia delle conquiste scientifiche. Voi sapete che molto spesso questo tema è un tema centrale anche nelle lezioni che io faccio a scuola ultimamente in alcune classi, parlando appunto del tema del consumo. Io non ce l'ho con il consumo, l'uomo produce e consuma, certo. Ce l'ho però con un consumo che ha ormai ingolfato il mondo nel quale siamo. E come voi sapete abbiamo letto in classe alcuni passaggi della Laudato Si di Papa Francesco, beh, direi che a questo punto non c'è molto da aggiungere. Quando si parla di ecologia integrale si parla proprio di questo, avere una capacità di produrre, avere una capacità di fare, questa è una delle note caratteristiche, direi anche teologicamente, mi viene da dire, dell'essere umano. Ma questa capacità di produrre deve essere sempre vissuta come una capacità di produrre secondo il bene, non in modo tale da sfruttare l'ambiente e non in modo tale da toglierci la qualità della vita, perché la qualità della vita è ciò che ciascuno di noi cerca alla fin fine. Quindi, capite, qui si tratta di tornare a fare alcune cose, si tratta di riappropriarsi di queste capacità e questa è una cosa che si può assolutamente fare. Vi lascerò in descrizione alcuni testi, secondo me molto interessanti su questo. C'è tutto un movimento molto attivo riguardo il tema della decrescita, che non significa smettere di crescere, ma tende a sottolineare la necessità di un progresso della vita dell'essere umano che sia all'altezza, che sia commisurato alla vita dell'uomo sulla Terra. Perché come voi sapete, questo è uno dei grandi problemi che le generazioni future dovranno risolvere.